via libera al patto di stabilità. La maggioranza del Parlamento europeo ha infatti votato a favore con larga maggioranza. Il placet arriva dopo un lungo negoziato che ha portato anche a modifiche della proposta iniziale della Commissione europea. Non poche polemiche per l'astensione dell'Italia. Ogni settimana una notizia di attualità per approfondirla attraverso gli articoli più importanti pubblicati su quotidiani, siti internet e agenzie di stampa. Io sono Simona Sacconi e questo è Fabi Weekend, il podcast della Fabi che ogni settimana racconta per voi l'attualità dall'Italia e non solo. In questa puntata parliamo del nuovo patto di stabilità votato in Europa. Come dicevamo, quasi tutti gli eurodeputati italiani si sono astenuti o hanno votato contro. Secondo Francesca Basso, inviata a Strasburgo per il Corriere della Sera, la scelta dei partiti italiani stupisce, ma si spiega in parte con la campagna elettorale. Decisamente più fermo il commento di David Carretta sul Foglio, che evidenzia come i risultati del voto al Parlamento europeo sul nuovo patto di stabilità e crescita hanno fotografato il grande distaccamento dei partiti italiani dalla realtà finanziaria e politica dell'Unione europea. La campagna elettorale è solo un alibi. Polemica a parte, vediamo cosa prevede il testo, che dovrà avere il sigillo finale del Consiglio europeo. Ci aiuta Luca Carrello sulle pagine di Milano Finanza. Il nuovo patto attribuisce alla Commissione il potere di presentare una traiettoria di riferimento basata sulla spesa netta, che indicherà ai Paesi membri fuori dai parametri come portare il debito pubblico su una traiettoria discendente plausibile. Gli stati troppo indebitati invece, cioè quelli con un debito sopra il 60% e deficit oltre il 3% del PIL, dovranno invece presentare dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, che indicheranno come rimettere i conti in regola. Avranno una durata di 4 anni. Dopo le europee con i dati diffusi dall'Eurostat, la Commissione europea metterà sotto procedura per disavanzo eccessivo 11 paesi, tra cui l'Italia. Ci spiega Marco Bresolin sulla Stampa che le nuove norme saranno applicabili dal bilancio 2025 e imporranno ai paesi sotto procedura un taglio annuo strutturale del saldo pari allo 0,5% del PIL, che equivale per l'Italia a 10 miliardi di euro. La Commissione potrà applicare un margine di flessibilità per tenere conto dell'aumento del costo dei tassi di interesse sul debito dovuto all'impennata dei tassi, ma solo per il triennio 2025-2027. È poi previsto un compromesso sugli investimenti. Il Parlamento ha precisato che la quota di cofinanziamento nazionale dei programmi finanziati dall'Unione Europea sarà esclusa dalla spesa del Governo, creando maggiori incentivi agli investimenti. Spezza una lancia in favore dell'Italia Marco Fortis sul Sole 24 Ore, che riprende proprio i dati dell'Eurostat ed evidenzia come il nostro debito cresca meno di quello di altri paesi, 18,8% contro una media di 27,8%. I dati dimostrano come quanto sia irrealistico che l'Italia paghi un interesse implicito sul proprio debito considerevolmente più alto di paesi che stanno dimostrando una tenuta delle loro finanze pubbliche più problematica. Tendenze che andrebbero tenute in conto anche nelle discussioni sul nuovo patto di stabilità e sui nuovi meccanismi applicativi.